Siamo con Andrea Paolucci. Allora, Andrea, come va questo inizio di stagione? Ormai 14 partite con l'Andria. Ma diciamo che rispetto all'inizio sono aggiustate un po' le cose, visto che siamo partiti non benissimo, però c'è da dire che c'è stato sempre l'impegno da parte di tutti, stiamo cercando di dare il massimo e di prendere più punti possibili prima del girone di andata. Quindi penso che abbiamo anche lasciato qualche punto che meritavamo, però va bene così, dai. Domenica è arrivata una vittoria importante contro la Cavese. Adesso si va in trasferta a Pescina contro un'avversaria dai numi eccellenti che però sta faticando un po' come l'Andri, diciamo come molte altre squadre. Questo dimostra l'equilibrio che regna in questo girone. No, sì, sappiamo tutti che il girone ha un gran livello di difficoltà, quindi qualsiasi squadra che andremo a incontrare è una squadra che comunque, anche se non blasonata come quelle di vertice che sappiamo tutti quali sono, però sono tutte squadre difficili da affrontare, quindi sicuramente cercheremo di affrontare anche il Pescina che ha nomi eccellenti, come detto prima, al massimo e cercare di portare via più punti possibili. Avete avuto modo di conoscere il nuovo DS Riccardo Di Bari? Che impressione vi ha fatto? No, una buona impressione, ci siamo presentati nello spogliatoio, abbiamo conosciuto, quindi lo in bocca al lupo per questa avventura. Tra 2 domeniche arriva in casa il Taranto, per te e anche per Dionigi, che però dovrebbe mancare una partita speciale. Sì, la classica partita da ex, quindi comunque è una piazza, qualsiasi piazza dove hai giocato, cerchi comunque di dare il massimo per far bene e per comunque aiutare la tua squadra a prendere punti. Quindi arriva il Taranto e speriamo di fare il meglio. Grazie, in bocca al lupo.